Nella precedente puntata abbiamo parlato dell'importanza che ha il mese di marzo per l'Unione Europea, in quanto il 25 marzo del 1957, 60 anni fa, sono stati firmati a Roma due importanti trattati, uno istitutivo della Comunità Economica Europea, che rappresenta ancora la spina dorsale dell'intero progetto di unità europea, e poi la Comunità Europea per l'energia atomica, sostenuta soprattutto dalla Francia. Va detto che questo trattato ha costituito un fatto fondamentale per il processo di unità europea. Dopo la sconfitta, dopo la caduta, dopo il venir meno del progetto di comunità europea di difesa, gli Stati ritenevano di dover fare qualcosa e di unirsi soprattutto dal punto di vista economico. Ecco dunque questa iniziativa, sollecitata soprattutto dai piccoli paesi del Benelux. Vi è stato nel giugno del 1955 a Messina, in parte a Taormina, una conferenza dei ministri degli esteri dei sei paesi della comunità europea di allora, i quali hanno detto dobbiamo fare qualcosa, e li hanno assunto due linee, una dal punto di vista economico e l'altra per quanto riguarda l'utilizzo pacifico dell'energia atomica. È stato incaricato il ministro degli esteri belga Paul-Henri Spaak di preparare un rapporto su queste indicazioni, rapporto che è stato presentato l'anno dopo a Venezia, e poi finalmente a Roma il 25 marzo sono stati firmati i trattati. Trattati fondamentali che prevedevano una struttura economica, varie politiche di carattere economico, prevedevano la realizzazione di un mercato unico, il quale peraltro ha avuto delle difficoltà nella sua pratica attuazione, e abbiamo dovuto arrivare alla metà degli anni Ottanta con l'atto unico europeo di Lussemburgo per avere le condizioni per realizzare il mercato unico interno. Prevedeva inoltre la libera circolazione delle persone e, fatto importante, prevedeva di realizzare l'unione doganale, una unione doganale la quale doveva essere realizzata entro 12 anni, e è stata realizzata invece questa unione doganale per quanto riguarda i rapporti appunto fra i vari paesi con 18 mesi di anticipo. E sono state istituite con i trattati di Roma due commissioni, una commissione per la comunità economica e una commissione per l'Euratom, comunità europea per l'energia atomica. Queste due commissioni, i governi praticamente della comunità europea, sono state poi unificate unitamente ai consigli dei ministri nel 1965. Un avvio molto importante è stato fatto per il futuro della nostra Europa.